ein Gentleman. Bedarf's nur, Monsieur. Sehr geehrte Damen und Herren. Señoras y señores. Signore e signori, buonasera. Sta per iniziare una nuova puntata de I due compari più uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti, che la diretta del lunedì sera di radiosaiuz.it abbia inizio. Via! Bene, cari amici, buonasera, ciao a tutti, siamo di nuovo in onda qui in diretta web, le 22:03 minuti primi di questo ultimo lunedì di ottobre. Siete arrivati a questa seconda puntata di ritorno dei due compari con il sottoscritto Gianluca che vi dà il benvenuto, grazie per essere stati davvero numerosissimi e calorosissimi, vi ringrazio ancora per i personali messaggi che mi avete mandato. È stata una bella puntata la scorsa e quindi speriamo di ritrovarvi anche per quest'altra nuova puntata. Siamo alla 22esima giù di lì dall'inizio di quest'anno, quindi ci avviamo alla fine dell'anno e in compagnia con me appunto abbiamo il nuovo ospite, ma soprattutto il ritorno della nostra Priscilla. Ciao Priscilla! E ciao Gian, ciao a tutti gli ascoltatori, finalmente sono tornata, sono molto molto contenta. Bene, mi fa piacere anche per te allora che hai questo ben ritorno di contentezza, giusto? Sì! Diciamo così. Ma sì, dai. No, mi è dispiaciuto molto non esserci stata. Ce la posso fare? Ce la puoi fare, sì, ce la fai. Sì. Giro la ruota e compro una vocale, come si suol dire. Dopo mesi di inattività. No, mi è dispiaciuto molto non esserci stata, diciamo, alla ripresa di questa bellissima trasmissione, ma continuerò ad esserci da oggi fino alla fine, fino a dicembre appunto, quando finiremo le trasmissioni e poi ci saranno delle bellissime sorprese a partire da gennaio, ma non svegliamo ancora niente, vero Gian? Diremo man mano quello che esatto, succede. Esatto. Chi vivrà vedrà. Esatto. Ebbene, e quindi i nostri amici che ci possono anche non solo ascoltare sulla web radio, su Radio Science TV, anche appunto, quindi sulla web TV ci possono anche vedere e in questo momento potrete già intravedere chi è l'ospite, perché ovviamente il nostro Carlo, io vi ho già svelato il nome, ma tra poco passeremo la parola a lui, è già lì in video, perché questa sera appunto lo potrete vedere dall'altra parte del capo di Skype. Allora, cara Priscilla, io saluterei e ringrazierei come al solito il nostro aiuto alla regia che ha sostituito degnamente egregiamente il grande Saiuz, che salutiamo se ci sta ascoltando al di là della coltre di fumo della sua poltrona. Grande Saiuz, grazie di tutto. Abbiamo con noi il nostro Ugo alias Testa di Caso. Ciao Ugo. Uè! Lanciatissimo. Ma ciao a tutti quanti. Ma ciao a te. Henry, ciao a tutti quanti. Grazie. Beh, che dire, io sono contento di sentirvi e un bacio a bracci. Così, ecco, grazie. Così. Non ti piace, Gian? Sì, mi va bene. Niente lista della spesa, non so, te lo chiedo se per caso. No, guarda, ormai i nostri radio ascoltatori, televideo, spettatori. Le piene della spesa. Ma ne avranno sicuramente piene, sanno dove ascoltarci e vederci. Ma io voglio solo ricordare sempre che le chat sono aperte, sia quella di radiosites.it che ovviamente su Facebook, dove la gente deve scriverci, tempestare, mi raccomando, non vergognatevi, Gian, le mutande esatto. Non le porta. E in ogni caso, ricordo anche un'altra cosa, ci si può seguire sul Media Center di Radio Science al www.mediacenter.it appunto. Come ospite basta, no, come login basta mettere ospite, me lo confondo sempre, come password non mettete niente, che non è la password, non mettete niente, la password è niente, non ci deve essere nulla, e da lì troverete tutto, gli altri, i vari canali, i vari programmi, se vi perdete qualcosa lo potete recuperare da lì. Testa di caso, ti vedo un po' stasera di titubante, poco convinto. È che comunque non dai. Ho bevuto la birra. Sì, ecco cosa manca. Esatto.
Allora, caro testa di caso, quindi invitiamo tutti ad andare subito sulla pagina nostra Facebook di Radio Science e cominciare a scrivere anche per le domande che potrete fare a Carlo. E Media Center, questa nuova piattaforma dove poter usufruire dei vari canali di Science. Giusto, testa di caso, alias Ugo, Ugo alias testa di caso, va bene? Giustissimo, Grazie. giustissimo. Allora, andiamo subito all'ospite, 22,7 minuti primi, se avevo iniziato da 4 minuti. Vedi Priscilla, ti stupirò con effetti non speciali, ma vedi, già non ci crederai neanche te. Allora, andiamo subito all'ospite di questa sera, perché è un ospite che noi ho fortemente voluto, perché abbiamo avuto il piacere di conoscerlo. Ed esserci, diciamo così, non scambiati, aver condiviso, ecco, diciamo così, il nostro stand con lui al Made in Pensa. Questo vedi che già Carlo ride perché sa, e racconteremo l'aneddoto con cui ci siamo conosciuti, naturalmente già dal sabato, il giorno prima. Questo il Made in Pensa, che era un evento importante, e anche per Carlo, la Isola Tobia Label, che adesso andremo appunto, di cui parleremo tra poco e capirete cos'è, è un evento importante perché il Made in Faenza è questo appunto meeting dove ci sono le etichette, anche gli artisti, naturalmente indipendenti e anche emergenti, perché no, di tutta Italia, ed è davvero una bella vetrina per tutti. E soprattutto dobbiamo dire, caro Ugo, che anche quest'anno, e caro Carlo, tra poco parleremo anche con te di questo, abbiamo visto degli artisti veramente bravi, e devo dire che a Faenza non trovi un artista scarso, insomma, onestamente, ne ho visti veramente di alto livello anche quest'anno. Cari amici, abbiamo con noi appunto Carlo Mercadante. Ciao Carlo! Che era a Faenza per rappresentare gli artisti scarsi, perché quelli bravi già c'erano, quindi era giusto dare anche la rappresentanza di artisti dall'altra parte. Quindi, intanto saluto tutti quanti e noto con piacere che siete peggiorati tantissimo, e questo Grazie, questo mi fa piacere. mi mette molto a mio agio A questa tuo cosa qua, agio, che già esatto. ero preparato, tipo serio sulla poltrona, ho detto minchia, queste qua queste domande mi fanno stasera, invece vedo che siete diventati, state peggiorando di mese in mese, e questa cosa mi D'altronde fa, ci adattiamo anche, no? in realtà mi sembra Esatto, che quindi anche per farlo sera sentire che lo proprio scarpi. esatto, a proprio agio. Allora, dicevamo, abbiamo il nostro Carlo Mercadante, conosciuto ormai della, dicevo appunto, Isola Tobia Record. Che cos'è? Questa è un'etichetta nata con l'obiettivo di seguire l'artista e di facilitarlo nell'organizzazione del percorso di realizzazione del proprio lavoro discografico. E poi Carlo ci parlerà anche di questo, perché anche al me ne abbiamo parlato ed era una cosa che mi aveva anche colpito. E naturalmente senza sprechi di tempo, di energie, di denaro, e ad attorno all'artista, diciamo, dall'idea fin dall'inizio la pubblicazione viene seguito completamente. Si occupano inoltre anche di offrire tutti i servizi utili alla diffusione dei vari progetti degli artisti che vengono appunto rappresentati, tra cui la produzione dei videoclip, la progettazione grafica, l'assistenza legale, che non è neanche da sottovalutare, la pubblicazione, la promozione radiofonica, come potrebbe essere anche in questo caso tramite Radio Science, e l'ufficio stampa e quant'altro. Quindi abbiamo con noi Carlo Mercadante della Isola Tobia Label. Ciao Ok, Carlo! ti ringrazio per aver letto perfettamente Letto! quello che c'è scritto nelle nostre E informazioni su certo, Facebook. È una esatto. cosa, già Ma lo trovare gli speaker che sanno leggere è una cosa importante, perché in genere No, sanno ti solo parlare. ringrazio, che hai Perché apprezzato, caro il Carlo. livello sale, sta salendo Sì, proprio il livello smisurato. di colpo ti ho stupito con effetti speciali. Sì. Ma Posso dire come una cosa? Posso dire una cosa? Scusate se vi interrompo. No, fa come se Ma fosse. Tanto è a casa sua, quindi. fa come se fossi in pigiama, che ne so, Sì, magari fa esatto. come se fosse avessi un pigiama di Betty Boop addosso, una cosa del Sì, genere. esatto. Fai tu. Una cosa così, va. Allora, Immaginate a caso. c'è un certo Leonardo Mercadante, che immagino tu conoscerai, che ha scritto un commento sulla pagina Facebook sotto la diretta, con su scritto: Carlo, sei bellissimo e poi hai un cognome meraviglioso. Ok, io E ci mancherebbe. avevo detto ai ragazzi, fate la clac, tranne tu, Leonardo Mercadante, perché si capisce che sei parente mio. E l'ha fatto soltanto lui. Vanno istruiti meglio questi ragazzi. Questi ragazzi, la scuderia qua va la Già, biada, va. No, comunque allora, cambi Carlo. cognome, ti fai sgamare, vabbè, ti sei fatto sgamare. Posso dire una cosa in diretta? Certo. Cioè, Leonardo, sei licenziato, basta così, una cosa.
A scopo privato, sì, un Allora, caro Carlo, intanto benvenuto qui da noi. Diciamo che salutiamo anche coloro che ci stanno scrivendo in chat, quindi il Check stesso e anche Radio Esaius. Ringrazio Check, che è altro collaboratore che ci passa degli artisti veramente strepitosi, tra cui gli ultimi ospiti, e Radio Esaius, cioè Rosario, che ci ha scritto. Caro, allora, vediamo un po'. Ti ringrazio che hai apprezzato la mia lettura attoriale, quindi interpretata e reinterpretata, facendovi appunto pubblicità. Allora, partiamo un po'. Sembravi Vittorio Gassman, sembravi in certi momenti, Certi una momenti, cosa però, pazzesca. in certi altri no. Allora, vediamo un A tratti. po' voi, anche perché siete qui per questo, no? Per avere anche questo spazio di Radio Science e parlare un po' dei vostri progetti, di cui anche al MEI avevamo un po' parlato nell'intervista fatta. Allora, da dove nasce innanzitutto questa tua idea di formare l'etichetta e quindi ampio spazio attorno all'artista, come ci avevi detto? Se è possibile, io vorrei intanto giustificare il fatto che ho una cucina smontata alle spalle, perché la gente dice questo è pane, ma questo qua è già l'etichetta, esattamente dove vuole andare, quindi devo un attimo ricomporre la cosa. Questa qui che vedete alle spalle è la cappa della mia cucina, e questa è quella è l'Italia sgarrubata, non facciamo finta di niente, cioè, quelli sono gli sportelli e i pensili, ok, mi sto trasferendo, quindi non sono pazzo, cioè non è. Anche a volte, però non sono così pazzo da avere una cappa e la cucina alle spalle. Detto questo, possiamo anche andare Perché se l'abito fa il monaco, dicono. a pensare. Se non cappa, Martin perse la virgola o qualcosa del genere, no, qua Esatto, ci sta. O forse per la virgola, però vabbè, dai, infatti. c'era avuto, stava per un emo. Vabbè, andiamo. Quindi, se dobbiamo fare quelli seri che parlano dei progetti seri, parliamo di Isola Don Abel. E oltre a quello che hai detto perfettamente tu, leggendo su, vergognosamente sulle informazioni del nostro Facebook, È quello grazie che perché avete vuol voi, dire che d'altronde. qualcuno l'ha letto, questa è già la cosa importante, perché io ci metto 6 anni a scrivere una cosa e qualcuno l'ha letto, questa è una cosa veramente molto importante. E in Grazie. realtà nasce da di che stavamo parlando? Sì, Sì, dell'etichetta, da dove giusto. ti nasce l'idea dell'etichetta? Sì. È che io ho ancora in mente il pigiama di Betty Boop e io non riesco ad andare. Cosa ti avrà detto? Vedi che la donna tira più dell'uomo, quindi è quello Sì, sicuro. è Cosa ti avrà detto proprio. che ti ha turbato? Io la inviterei ad accendere la gamma, ma lei mi dice no. E questo Assolutamente. è. No. Va bene, cerchiamo di riprendere il controllo della situazione. Sappiate che io posso dire una cosa seria in un minuto, ma un sacco di minchiate in un'ora. Quindi io sono qua a vostra disposizione e comincerò a dire le mie E un'ora minchiate. ce l'ho. Beh, Isola Doppia, tanto un'ora ce l'abbiamo, me frega a me, che pago l'Enel. Allora, Isola Robbia nasce da un'esperienza associativa. Cominciamo a dare merito agli altri. C'avevo voglia di sperimentare che dobbiamo dare sempre merito agli altri. Io mi faccio il culo e devo dare il merito. Vabbè, nasce da un'esperienza negativa, Isola Robbia Lab, nel senso che io sono partito a fare il mio, quello che ancora non era un mestiere. Con tutto quello che si poteva desiderare, produttori, editori, etichette, qualsiasi cosa, quindi bello arrivare sistemato. Il problema è che queste cose qua non funzionano quando c'è un certo modo di ragionare anni 80, nel senso che se le cose si evolvono, cambiano i tempi e dovrebbe cambiare anche il modo di fare. Quindi ho mollato tutto quanto e ho ricominciato da capo seguendo una strada diversa, io dico sempre diversa, non migliore o peggiore, diversa. E quindi invece di diventare un artista o un cantatore indipendente, parola che non significa più assolutamente un emerito, capito? Giunta. Assolutamente nulla, perché gli indipendenti oggi che sono le etichette indipendenti sono quelle che scimmiottano le major, quindi fanno le stesse cose le major ma in piccolo. Abbiamo cercato di diventare autonomo, che secondo me è già diverso, cioè innanzitutto formarmi, quindi conoscere questo mestiere anche dal punto di vista burocratico, perché è importante sapere cosa sono i diritti d'autore, cosa sono cos'è la previdenza per i musicisti, tutte queste belle cose qua. Ecco il funzionamento, come funziona l'ufficio stampa, come funziona l'editore, che cos'è una produzione artistica, una produzione esecutiva, tutte queste belle cose qua. Mi sono formato e ho fatto un'altra esperienza discografica che invece è stata soddisfacente, sia dal punto di vista economico, vendite e date, perché insomma ne ho fatte una caterba infinita,
che l'anno scorso mi hanno trovato in Basilicata mezzo morto, da quante ne ho fatte, e felice di morire in Basilicata, è proprio un posto meraviglioso. E poi, insomma, anche da tanti altri punti di vista. Ho deciso di condividere questa mia esperienza con altri artisti che hanno voglia di sperimentare qualcosa di diverso, e quindi è diventata Isola Tobia Label a tutti gli effetti, e adesso abbiamo imbarcato 8 artisti con i loro progetti, senza la minima paura di far vedere o mostrare artisti sconosciuti al mondo, e senza paura di far vedere artisti che hanno 3 fan nella pagina, e senza essere fregati e soggiogati ai numeri, che tante volte sono solo pretestuosi, perché alla fine, quando hai 10.000 fan e 22 dischi, vuol dire che non hai raggiunto il tuo obiettivo. È meglio averne 500 che ti seguono affettuosamente, che seguono la tua attività. Quindi, numeri a parte, cerchiamo di lavorare il meglio possibile con persone che hanno voglia di ascoltare. Tutto qui. No, bella come questa poi. È la parte seria, poi da questo sì. In poi possiamo anche parlare della parte meno seria. No, interessante anche il discorso che dicevi, poi lascio la parola a Priscilla, se intanto le sono venute delle domande anche di curiosità da fare. E come ti ribadivo anche di là al May, era interessante perché spesso uno come artista pensa solo all'aspetto quello esecutivo dell'esibizione, sì. Di quello che è la facciata, no? Della bella vita che poi non è, ma dei sacrifici dietro, ma soprattutto del fatto di conoscere anche la parte legale, burocratica, previdenziale e anche assicurativa, e per quanto riguarda anche di tutela del proprio lavoro, perché questo è, spesso ci si dimentica, oppure si lascia in secondo piano a fare ad altri, però poi le sorprese ci sono, giusto Carlo? Però vedo che ti sei intristito, quindi se... Sì, perché non vorrei nominare SIAE, perché dopo Saiuz mi sviene. se dico SIAE tre volte... No, io, per carità, ognuno ha le sue opinioni, ma quella è... Alziamo le mani. Quindi... Sì, hai poi, visto poi... che il tono è diventato depressivo quasi. Potrei risollevare la questione parlando del fatto che sto guardando per la prima volta a 43 anni Star Wars tutto quanto, perché mi devo preparare per vedere l'uscita. Infatti c'ho pure il pupazzetto di Star Wars, che sono i pezzi, li conoscete i pezzi, quelli che si mettono le caramelle dentro e si tirano fuori. E volevo intervallare dicendo una minchiata, e questa è cosa. Che merita Star Wars? Perché anch'io a 40 e passa anni me lo sono visto, dopo che merita, bravo. Diciamo che le prime mi sono addormentato 25 volte a episodio, però adesso piano piano mi sto appassionando, perché ho fatto una promessa a degli amici, devo vedere la prossima cosa che esce su Star Wars, e voglio essere preparatissimo, quando si scherza, devo essere quindi. Sì, no, ti dicevo, voi seguite l'artista a tutto tondo praticamente, quindi anche la parte quella che è dietro, burocratica, come appunto accennavi come etichetta. E più che seguire o preparare, inseguire l'artista, abbastanza, perché a volte lo inseguiamo e non si fa trovare. Sì, quello... A me, no, può succedere anche questo. Certo. Il nostro scopo è formarlo, perché se ti seguiamo noi e facciamo tutto noi per te, fondamentalmente non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. L'obiettivo nostro è quello di renderti veramente indipendente e autonomo a fine anno. Spiegarti che se vai a suonare in un locale per 50 euro hai rovinato te stesso, e chi lo fa bene, chi lo fa seriamente, gli altri tuoi colleghi. Quindi cerchiamo di spiegarla questa cosa prima agli artisti, poi al pubblico. Quindi quello che faccio io, tra un frizz e un lazzo, lasciamo perdere le rime annesse durante i miei concerti, e cercare di spiegare anche alla gente che cosa c'è dietro il lavoro di un cantautore, comunque di un musicista. Tutto qui. Certo, quindi appunto, come dicevamo, li formate e preparate anche per poi... mi piace questa cosa che dicevi anche a me, cioè facendo anche capire... che è un lavoro e che deve essere rispettato in primis da chi lo fa, perché se tu ti svendi, assolutamente sì. Sì, come dicevi, che vai per una cifra che è irrisoria, ovviamente ti svendi e stai sminuendo anche te stesso. Stai sminuendo te stesso, ma stai creando un danno enorme a chi lo fa seriamente. Esatto. E, purtroppo grandi città come Roma, meglio dirlo,
Roma è totalmente distrutta da questo modo di fare. Mi dispiace veramente dirlo, anche perché proprio a Roma noi avremmo i primi progetti proprio per dare un piccolissimo segnale di quello che è rispetto alla musica. A voglia di dire compra di dischi, compra la musica, se per primo vai e ti regali a gestori di locali che hanno il locale pieno e che non hanno idea di come fare per te. Quindi noi semplicemente, siccome ci stiamo ponendo un compito propositivo, quindi evitiamo di protestare, sai, i locali ci trattano male, eccetera, e poi magari andiamo a suonare lo stesso. Allora noi semplicemente abbiamo deciso di avere a che fare solo esclusivamente con chi capisce questo discorso. Invece di telefonare a 300 locali, telefoniamo a 20 locali e spieghiamo quello che facciamo. E li stiamo trovando così come li ho trovati con Agriculture Festival, così come li sto trovando, perché il discorso è questo: parlarne, spiegare e far capire, perché è l'ignoranza che ti porta a fare delle cose allucinanti. E purtroppo, dicevo, parlo di Roma perché mi è capitato di recente di vedere situazioni anche abbastanza incresciose, però Roma, perché la città più grande, dovrebbe rappresentare una possibilità per tutti i musicisti, nel senso che va chi... Mi ricordo che quando ho cominciato ad andare a Roma, per me era ero arrivato, perché dalla Sicilia a Varsavia Pozzo di Gotto andare a suonare a Roma era la fine del mondo. E invece, ma anche Milano, Firenze, le grosse città stanno diventando, si stanno riducendo agli artisti, peggio che le province, si stanno riducendo agli artisti locali, non si aprono agli artisti, la musica non gira. Conosci il cantante locale, che per carità fa la sua bella esibizione, la sua bella figura, la fa per 2 lire e distrugge il cantautore che viene da fuori. Sì. Quindi quello che facciamo noi è spiegare questo e organizzare le cose in modo che si possa girare a cachet normale, perché si parla di lavoro, quindi si parla anche di introiti, e non bisogna vergognarsene, perché l'artista fa l'artista, quindi per carità, mai a parlare di denaro, ma quando sai... Quando si parla così vuol dire che hai qualcuno o che ti compra la chitarra o che ti compra le corde, oppure c'è un altro lavoro. Invece di mestiere, vuole fare questo di mestiere, deve conoscere il proprio e lo deve rispettare. Esattamente come un pizzaiolo fa pagare le sue pizze, noi dobbiamo far capire che questo è il nostro lavoro, è la nostra vita, non fai altro, tutto qui. Esatto, come in ogni settore, anche perché così rovini il mercato, anche per l'idraulico, per l'elettricista e quant'altro. Certo, quindi, metti due pizzerie una accanto all'altra. Esatto, una ti fa le pizze a 5 euro. Le pizze gratis esatto. A 10 euro. Magari quella a 10 euro le fa anche migliori, ma dove vai tu? Alla fine fallirai sia tu che quella accanto, questo è il discorso. Sì. Questo vale anche per la musica e sta succedendo, questo è il problema. Esatto. Quindi bisogna rendere le persone edotte, dicevo un termine che so che ti solleticava la corteccia cerebrale, educandole a rispettare questa cosa. Volevo passare la parola invece a Priscilla, appunto, anche per darci... Non si è addormentata, perché già era in pigiama. Quindi, esatto. Testo pigiama ti ha illuminato. Ma guarda, è meno sexy di quello che uno può pensare, perché è orribile, è un pigiama lunghissimo, tipo vestaglia, quindi... Beh, non ti devi giustificare, non ti preoccupare. Per quello non posso essere in video. No, comunque volevo dirvi una cosa, che ci sono diversi commenti su Facebook. Sì, infatti, che mi fanno insultare. Posso salutare e commentare. Infatti, c'è Davis Check che dice Gianluca number one, stavo leggendo number one, comunque. Sì, così, e questo a giustificare i 2 mesi. Sport, è vero, è vero. Che sono serviti molto. Esatto, e poi c'è qualcuno che scrive, grazie Giuseppe... Davis, Giuseppe Allegra che scrive ci sono anche io a fare casino, e Davide Puglisi che scrive Carlo merchandising. che tu conoscerai Carlo, quindi ci racconterai cosa c'è dietro questa frase. No, devo fare finta di non conoscere nessuno, perché mi devo dare un tono. Devi ritornare. No, merchandising me l'ha affibbiato il mio ex batterista fantastico Mario Gigli. Ciao Mario, che non sta ascoltando assolutamente, perché in questo momento sarà nei monti, quindi non prenderà nessuna forma di comunicazione. Mi ha chiamato, non so per quale motivo, ma ha chiamato Charles Merchandising, perché a proposito di locali strani, una volta ho telefonato a un locale di Treviso, qualcosa del genere, Pordenone, e mi hanno detto complimenti per la tua musica, ma prendiamo
abbiamo soltanto artisti stranieri. Allora io mi sono ripresentato il giorno dopo mandando le stesse canzoni, ma dicendo mi chiamo Charles Merchandising, quindi per avere una chance, per avere una chance in più. Qual è stata la risposta? No, chiaramente non mi ha risposto, figurati. Però bellissima questo Carlo Mercadante in Charles Merchandising. Mi voglio dare un tocco internazionale, non si sa mai la vita. Non è male. Tra l'altro, caro Carlo, e salutando Davis, il Czech, che appunto hai nominato tu Priscilla, che ci ha scritto, che è colui che appunto, la mia conoscenza, che collabora con noi, che ci passa spesso artisti, ecco, magari col Czech potreste avere una collaborazione, perché lui organizza praticamente i concerti qui nel Triveneto, e quindi non devi essere straniero, lui magari, se hai dei validi artisti che gli piacciono, ha sicuramente la possibilità, e magari il Czech ha piacere anche di avere nel suo ventaglio d'offerta degli artisti che possono essere della loro, diciamo così, scuderia anche per loro, nel senso che nei locali dove organizzano date. E altri messaggi, Prisci, che tu vedi dalla chat, perché in questo momento sono oscurato. No, aspetta, Priscilla, perdonami. Perdonami, Priscilla, la cosa che veramente abbiamo parlato, ci siamo depressi, 2 ore a parlare di musica in Italia e ci sono già 2 commenti soltanto sul robottino di Star Wars, quindi pensa che tristezza. Sì. Va bene, vedi che faccio bene io a parlare di chiaro. Sì, che sei più seguito. Allora Carlo, vuoi dare i tuoi naturalmente recapiti per chi ci sta ascoltando e vedendo, perché oltretutto li trovo ovviamente qui nella rete, ma lo ricordiamo anche perché la puntata poi è non solo visibile qui in diretta, ma poi in podcast pubblicata subito finita la diretta e poi disponibile nel nostro sito, nella pagina Facebook, è in replica il giovedì pomeriggio. Quindi se qualcuno volesse contattarti o inseguirvi, io gli darei i contatti. Ho paura della guardia di finanza. Esatto. Tanto mi sto trasferendo, quindi un po' devono cercare. Va bene, www.isoladobialabel, che sarà sicuramente funzionante da domani, sì. Perché attualmente solo oggi non funziona. Comunque Isoladobialabel su Facebook, poi c'è il mio personale, che scrivo, non fa, carlomercadante.com, che è il mio blog, perché io scrivo anche il blog, capisci? Quante aree mi do, mamma mia. Parlaci anche del blog, non c'è problema. No, è il blog, si parla del blog, uno va, legge, vede le cose, le condivide, questo è il bello. Il discorso su Facebook, io mi sono dato 2 ambienti, su Facebook scrivo soltanto castronerie, cerco di essere un pochino più serio. Quando condivido le cose serie dal blog a Facebook è un attimo un conflitto di interesse, però va bene, dai, devo trovare i miei 2 ambienti, si chiama... sono forme di psicopatia gravi, però devo mi ha detto lo psichiatra che devo distinguere nettamente le 2 personalità e cominciare da lì. Allora, caro Carlo, la chiacchierata è naturalmente piacevole. Priscilla, se non hai altro da aggiungere per il momento, io direi che magari, giusto per spezzarla, visto che sono le 22:30, andiamo ad ascoltarci un brano che ricordiamo anche a chi ci sta seguendo, magari per le prime volte, che non lo sa, che non siamo appunto sotto SIAE, e attenzione che Saius può essere in questo momento, che saluto tantissimo e ringrazio per il messaggio. Ciao Saius, grazie di tutto. Che non essendo sotto SIAE, quindi non possiamo mandare i brani della scuderia di Carlo, cioè della Isola to be a Records, anzi label, chiedo scusa, e naturalmente mandiamo... Sì, ma anche Records potrebbe diventare, che non si sa mai. Senti che abbiamo la concorrenza che si chiama Jason Bia Records, e ti stiamo segando le gambe. Già facciamo sentire i brani degli altri, poi facciamo concorrenza pure... Pensa un po' come andiamo. E caro testa di caso, so che tu l'hai già caricato in regia, ci vuoi enunciare il titolo di questo brano? Perché parliamo di rockstar, e quindi di... L'hai trovato tu, il gruppo, sì, lo so. Perché penso sia un gruppo, sono i Distemper, adesso non so bene, e il titolo è Dogstar. Dogstar. Cioè, attenzione, cioè... E andiamo col brano, come direbbe il grande vecchio Saiuz, partito! Dogstar! We'll be right back.
парняк. Он вдруг увидел, как в кабине Форда Дистемпер слушал гордый здоровяк. С тех пор не спал, вынюхивал дорогу и удивлял в округе всех собак. На студию приплелся, лег порогу и выучил все песни просто так. Кипят внутри животные таланты, в восторге вся окраинный центр. И лишь услышит первые аккорды, вас обо всем заставит позабыть. Давай на рельсов будь строить морды, на радость всем улица пощеприть. Bentornati qui su www.radiosaiuz.it, qui sempre con voi Priscilla e Gianluca. Allora, questa sera abbiamo ospite Carlo Merchandising, okay. Non sto scherzando, Carlo Mercadante, scusa ma mi piace veramente un sacco Carlo Merchandising. ho sbagliato tutto nella vita. Io volevo salutare Saiuz che ci ha scritto in chat su Facebook in risposta al video in diretta, scrivendo che Adalgisa gli ha appena portato le gocce dopo che, dopo che Gianluca ha nominato la SIAE. Quindi... Te l'ho detto che sveniva la SIAE. Esatto, Saiuz. Saiuz, esatto. E poi abbiamo una certa Elisabetta Capri che scrive: nel blog si leggono cose belle, e io sono d'accordo perché stavo leggendo anch'io il blog di Carlo Mercadante, che è carlomercadante.com, e veramente non mi aspettavo quest'animo romantico, quindi ti chiederei come mai c'è questa... diciamo dualità tra quello che appari, quindi tra diciamo un po' il sarcasmo, un po' l'ironia che mostri, no? E poi questa delicatezza che invece si legge nel tuo blog, dove prendi ispirazione, non so. È in analisi, è in cura, ha detto. Si chiama disturbo dissociativo della personalità, schizofrenia. Tecnicamente mi ha detto, quindi non so se sta parlando uno o l'altro in questo momento, però siamo d'accordo, siamo tutti e due qua. Ecco perché ho deciso di scrivere, ma si può dire minchiate, no? È regolare, no, tanto non è registrata la SIAE, minchiate, quindi si può dire, quindi state tranquilli. Su Facebook sono stupidaggini clamorose, sul blog invece devo dare spazio alle cose un pochettino, do spazio alle cose un pochettino più serie, perché se tu scrivi una cosa seria su Facebook arriva sempre il furbone di turno
quale io sono quando si tratta degli altri, a scrivere la stupidaggine clamorosa che ti stronca la poesia. Quindi non lo faccio per non dare soddisfazione a quelli che come me fanno la stessa cosa con gli altri, perché conosci il nemico, perché io sono come, esattamente come questi maledetti. E quindi, sul blog invece ti fa più fatica, perché ti devi scrivere, se vuoi commentare, fallo lì. E quindi mi tengo separati i due mondi. E a questo punto io lancerei la rubrica Radio Saius per il sociale. E Radio, scusate, e volevo per il sociale mio personale sociale. A questo punto, la cucina di cui poco fa si è parlato, con K e fornelli funzionanti, sarebbe in vendita. Quindi, se qualcuno se ne approfitto così, ma i tempi stringono e io devo proprio solo disperare. Qualcuno è interessato alla cucina, seriamente, io ve la autografo, ve la faccio autografare da prove di casa, non c'è problema, è proprio certificata, per venire a prendere. Va bene, finito il Radio Science per il sociale, possiamo anche andare avanti, perché vi vedo spenti e debediti da questa cosa. No, sì, no, allora, un po' spazio marchette, diciamo, va, come direbbe Luca. Ma perché no? C'è anche una domanda seria, Carlo, esatto, che ti viene fatta qua sempre su Facebook. Quindi vedremo se riuscirai a dare una risposta seria oppure no. Seria. Allora, Giuseppe Allegra ti scrive: quale pensi sia il modo migliore per un artista per iniziare a vivere di musica? Domandone. Caro Giuseppe, che cazzo, l'abbiamo già detto poco fa, la formazione... Prima di tutto, bello strimpellare, fare i fighi sul palco, eccetera, eccetera, ma prima di tutto la formazione, quello è il primo passo per diventare, per fare questa professione, perché il mestiere lo fanno gli altri. C'è un'amica mia che dice sempre: il mestiere lo fanno altri. Questa è una professione bellissima, ma come ogni professione parte dalla propria formazione. Quindi, secondo me, che si tratti di attori, cantanti, insomma, artisti in generale, quando conosci cosa vuol dire la tua professione, diventi un professionista. Quindi, prima di tutto, la formazione. Noiosa per quanto può essere, prima di tutto quella. Ho risposto seriamente. È già finito? Che vuol dire? No, peccato, no, perché mi stava piacendo. Perché... No, vabbè. Non ero abituato. Riprendiamo antichi discorsi, va bene così, dai. No. Certo. No, perché eri serio, anche bello interessante, perché concordo ovviamente anche con quello che dici. Adesso, a parte le battute, siamo d'accordo che la preparazione è la base di tutto, poi ovvio che ci sono vari elementi. E quindi, se qualcuno volesse contattarti, Carlo, per far parte della vostra scuderia, ovviamente voi selezionate, vi arriveranno, immagino, anche proposte, oltre a quelli che inseguite voi con i tre mi piace e i due dischi, come dicevi, abbiamo ufficialmente deciso di non inseguire, è una cosa proprio da politica nostra, e noi inseguiamo, anche perché abbiamo il fiatone dopo poco, fumano quasi tutti, tranne io, che però c'ho l'ernia iatale, quindi è uguale, a un certo punto muoio pure io, quindi abbiamo deciso di non inseguire. Noi però abbiamo anche deciso di ascoltare tutte le proposte e rispondere a tutti, perché è dignitoso di rispondere a tutti, perché sai, sempre per ritornare sui vecchi discorsi anni 80, quando ti arrivano 800 email e non rispondi, sì, fondamentalmente non fai quello che ti sei prefissato di fare, cioè ascoltare, cioè un'etichetta questo deve far ascoltare e rispondere, se non ascolti e non rispondi, sì, forse stai facendo un'altra cosa, quindi sì, forse non dovevi fare proprio questo qui, di conseguenza ci siamo posti l'obiettivo di rispondere a tutti onestamente e sinceramente. Noi non selezioniamo, noi cerchiamo di capire quali sono i progetti che possiamo sostenere, a cui possiamo dare una mano. È chiaro che in questo momento non siamo preparati a fare tutto, quindi se ci arriva un meraviglioso gruppo punk metal che io adoro, non siamo comunque preparati ad affrontare questa cosa in questo momento, cosa che non vuol dire che non lo saremo fra un paio d'anni. È giusto che la struttura sia misurata a quello che può fare. Quindi in questo momento ci occupiamo tantissimo dei cantautori, perché tra virgolette è più facile organizzarli,
Già le band diventano un pochettino più complicate, perché a proposito di formazione e burocrazia, le band devono almeno essere riunite in associazione, perché sennò con chi si parla, con chi si fa, con chi si interagisce, e questo è già difficile da spiegare, quindi in questo momento noi facciamo quello che possiamo fare per chi si propone e per chi può vestire l'abitino che noi cuciamo, e questo è quello che facciamo. Siamo piccolissimi, siamo piccoli. C'è un gruppo di collaboratori che sono giovani, che anche loro si stanno formando e sono meravigliosi. Li hai conosciuti, li avete conosciuti, esatto, a noi quando abbiamo tentato di sfrattarvi, abbiamo abusato del vostro stand con la scusa della pioggia. Con la scusa della pioggia, ci ha detto: ma dove ci andiamo? Va bene, andiamo da qui. 40 ancora non sono arrivati, esatto, quando arriva, tanto quando arriveranno noi, la tua meravigliosa faccia. Io ricordo la prima parola che hai detto, me la ricordo proprio come se fosse un mese fa, me la ricordo proprio, cioè, tipo un mese fa, apposta, hai detto proprio va bene, apposta, va bene, dai, cioè, con una faccia veramente, ma soprattutto tu mi devi togliere, tu ci devi, non mi devi solo a me, a Ugo, a Luca, una curiosità, ma quel famoso vero testa di caso è bravo, esatto, che lì ci vogliamo arrivare, quel famosissimo questionario test allora, abbiamo compilato in piena libertà sotto minacce di vario genere, allora alla fine che risultati ha dato? Che cosa si evince dalle varie domande, che se vogliamo possiamo dirle anche a chi ci sta ascoltando, per far capire anche... Sì, volentierissimo. Noi... No, stavo cercando proprio la cartelletta. Che sicuramente sarà in qualche scatolo sotto la cucina, quindi non la prendo perché sennò si smonta qualsiasi cosa. Eviterei proprio di toccare qualsiasi cosa, perché ho paura che crolli qua, tutto quanto addosso. Onestamente era molto interessante, perché non erano domande... Erano belle anche, cioè... Per ovvio. Alcune erano assolutamente ovvie. Intanto devo dire che su 120 questionari sono riuscito a tradurne 85, quindi questo è un grandissimo risultato, perché gli altri non ho idea di cosa ci sia scritto, ma proprio non riesco. Le ho portate pure al mio medico, dici tu che hai studiato e che scrivi a cazzo di cane, se vuoi prova a capirci qualche cosa, che magari tu sei abituato. Niente da fare, non riesco a leggere questi decifrare. Però 85 ci siamo, a parte le email false che ci avete lasciato tutti quanti, siete vergognosi, roba che ci ritorna indietro, vabbè, lasciamo perdere questa cosa qua, ve la farò pagare a tutti. La mail di Gianluca comunque... è fatta strana, questo c'è da dire. Sì, la mia è fatta strana, e bisogna vedere se è fra i tradotti o gli intraducibili, questo non me lo ricordo. Bisogna secondo me vedere. Scrivo in geroglifico. Però c'erano delle domande che, sì, che erano, alcune erano volutamente ovvie. Come le vogliamo ricordare anche, magari. Sì, sì, le vogliamo dire anche, sì. Sì, se me le ricordo, sempre, non è che... le potrei anche prendere al volo, anzi, quasi le prendo la prossima volta che pubblicizzate un'altra band, vado un attimo e le prendo. Però c'erano, dicevo, domande ovvie, nel senso che le risposte erano abbastanza scontate, che ci hanno permesso di fare delle riflessioni serie, perché poi sai, una cosa è lavorare sulle ipotesi, una cosa è lavorare sulle certezze. Ora chiaramente 100 persone non sono un campione nazionale, però ci danno un'idea. Se fai la domanda pagheresti 10 euro per andare a vedere un artista sconosciuto e 99 persone ti scrivono no, allora è attendibile come risposta, e siccome la domanda era volutamente ovvia, ma perché noi ci stiamo ponendo il problema di portare invece le persone a vedere un perfetto sconosciuta, e cominceremo proprio da Roma, perché non la stavo criticando Roma, perché Roma ha un bacino di persone interessatissime alla musica, sono gli artisti che devono capire come porgere la musica e come averne rispetto, e questo è importante. E proprio da quelle domande sono nati alcuni dei progetti nostri che prenderanno forma tra poco, e che approfitto per pubblicizzare da bravo direttore artistico delle riviste. Fondamentalmente ci siamo posti dei problemi. Come facciamo a spiegare alle persone che a volte dietro un cantautore perfettamente sconosciuto ci possono essere le belle sorprese? Come facciamo a porgere l'attenzione in questo marasma incredibile di proposte, perché ormai in Italia suonano tutti, sono tutti fantastici,
Come facciamo a porgerle a queste, come facciamo a interessarle? E allora abbiamo trovato una soluzione, perché vogliamo essere propositivi, appunto, non vogliamo stare lì a piangere e criticare, vogliamo capire come fare le cose. E abbiamo deciso di fare una rassegna in un piccolissimo teatro che vi comunicheremo, lo conosciamo già, ma non ve lo vogliamo dire in questo momento, perché ancora non sappiamo come è il calendario, quindi ancora devo vedere. Comunque, o quello o un altro, ecco, abbiamo trovato un piccolissimo teatro, 50 posti, 50, non di più, non di meno e non di più. Molto carino il teatro, molto, molto interessante. E abbiamo deciso di partire con un'iniziativa, una rassegna di 4 cantautori che suoneranno e si presenteranno in acustico con un biglietto in uscita. Fondamentalmente tu, caro Gianluca, avrai la possibilità di vedere l'artista e consegnare all'ingresso un biglietto senza dover pagare nulla e valutare l'artista. Se l'avrai valutato positivamente all'uscita, riprenderai il tuo biglietto che varrà per la prossima volta pagando il prezzo che avresti dovuto pagare. È chiaro che se ti piacciono tutti, pagherai tutti. Non è una presa in giro, non ti stiamo offrendo uno sconto, ma non ti stiamo nemmeno offrendo una serata gratuita, perché il principio è questo. Noi facciamo formazione e parliamo di lavoro, di conseguenza l'artista che invitiamo deve essere remunerato. E io come etichetta, noi come etichetta ce ne prendiamo la responsabilità, nel senso che se non c'è nessuno lo paghiamo lo stesso, perché abbiamo rispetto del lavoro del musicista. Dall'altra parte vogliamo dare a te il pretesto di venire a vedere un perfetto sconosciuto, lasciandoti libero di giudicare se vale la pena pagarlo o meno. Quindi l'artista è coperto e tu stai tranquillo che non hai buttato 10 euro se ritieni di averlo fatto. Quindi questa è una delle idee nate dal questionario. Quindi noi siamo questi, Sodobia è questa, è un'etichetta che si vuole fare un sacco di domande sui temi peggiori della discografia italiana e nel nostro piccolissimo vogliamo provare a risolvere, a dare piccoli segnali. Quindi cominciamo da una città, quanti milioni di persone ci sono a Roma? Stiamo cercando 50 persone volenterose che accettino l'idea di lasciare perdere il locale per un attimo e di venire in un contesto più corretto per un cantautore, che è il teatro. Noi stiamo cercando di riportare i cantautori in teatro, cioè nel loro spazio giusto, non dove c'è magari, giustamente, perché anche nei locali si respira la bella aria di festa ed è bello per le band, io ci suono nei locali, è molto bello, però a volte il cantautore ha bisogno di ascolto, ha bisogno di parlare, ha bisogno di dire le cose e non ci può essere il casino di chi ordina la birra, di chi parla a voce alta, perché magari è in quel locale proprio per fare questo e ne ha diritto. Quindi cerchiamo il contesto giusto, che è il teatro. Secondo me il teatro può ritornare a essere il protagonista della musica. E poi c'è una cosa bella che mi piace dire sempre: la gente non sa cosa succede dietro le quinte. Dietro le quinte ci sono un sacco di cose belle. Io personalmente vomito, ma questa non è una cosa bella da raccontare. Ormai l'ho detta, vabbè, ma questa è colpa della mia Iadana, non è colpa, non è perché emoziona, anzi, una gran faccia di vabbè, ogni tanto dico una parolaccia anche per gli spettatori che ci tengono un pochettino di più alla parolaccia, perché se ci sono anche queste. Mi sei contentato di tutte le categorie. Allora, però dico, sono stato al Bianca da Ponte poco tempo fa, pochi giorni fa, che è un bellissimo cantautore, concorso per sole cantautrici, è meraviglioso. Ho avuto la fortuna di stare dietro le quinte. E c'è la ragazza emozionata, la ragazza che piange, la ragazza che sorride, la ragazza sicura di sé, c'è tanta roba dietro le quinte. E dall'altra parte c'è il pubblico e di tutto quello che succede dietro le quinte non sa assolutamente nulla. Quindi magari fa partire un applauso stentato, magari è distratto, magari sta a guardare sul cellulare. Però la magia succede sul palco e non è retorica. Il palco è il punto, il meraviglioso punto in cui si danno appuntamento una persona che ha voglia di dire qualcosa e una persona che ha voglia di ascoltare quel qualcosa. E quindi noi vogliamo provare a ricreare questa cosa qui, quindi mettere quel palco in mezzo, che è il luogo in cui ci si incontra per poi andare in pizzeria, la piazza è la cosa bella, quindi da una parte il pubblico, dall'altra il cantautore, ci si incontra lì, poi finito lo spettacolo ci si scambia due chiacchiere, si dice mi è piaciuto, non mi è piaciuto, compro il CD, non lo compro. Nei locali le 10 euro si spendono per la birra, non si compra più il CD. Quindi bisogna capire, tu sei un cantatore, a cosa vuoi dare valore? Alla tua musica
o a un pochettino di paragolaggine da locale, perché poi alla fine ci si ritrova a fare quello, avere sempre bisogno degli amici, della clac, del sostegno, eccetera, eccetera. Questo è quello che voglio, e questa è una delle tante cose che è uscita fuori dal questionario che metteremo in atto. Quindi, se ci sono amici a Roma, seguiteci, perché avremo bisogno di capire se funzionerà questo esperimento. Beh, caro Carlo, io ti faccio personalmente i miei complimenti, auguri, ti abbraccio virtualmente, perché hai detto delle cose che personalmente condivido da sempre, e le hai detto in un modo strepitoso, e complimenti per la testa veramente, per questo progetto molto degno e dignitoso, veramente bravi ragazzi. Da parte mia, penso che ti Radio Sarge. Sì, io concordo, cioè, sto ascoltando con attenzione. Un plauso, veramente. Perché... Grazie, perché ti fanno veramente... veramente, un applauso, perché vi auguriamo che possa andare bene, perché veramente non si può che condividere un'idea così bella e sana e soprattutto di grande spessore. Perché hai detto una cosa giusta, tutti ci lamentiamo, poi nessuno fa nulla, e soprattutto avete preso in considerazione ascoltando gli altri, ponendo domande... E quindi facendo qualcosa di reale, quindi portando la musica a teatro. Tra l'altro io provengo dal teatro, come tu ben sai, come attore. Priscilla anche lei suona e canta, quindi è un artista anche lei musicale, quindi in questa via abbiamo una sensibilità anche più, diciamo, no, attenta su quello che hai detto, e condividiamo. Bello anche il discorso del teatro, del palco che diventa la piazza d'incontro tra bellissimo, tra quello che avviene dietro le quinte e chi ti viene ad ascoltare. Ma è bellissimo, perché il dietro le quinte è vero, ci vorrebbe una webcam, vero? Ah Carlo, ci vorrebbe una webcam che ti riprenda e mandasse in onda. È bella l'idea della webcam, è divertente, però sai, penso un attimino che... No, rovinerebbe la magia poi di tutto, è ovvio, no? Sai, quello è un momento di intimità, è un po' come il calciatore che si mette in mutande prima di entrare in campo e li vedi... Esatto, infatti. Ora ci sono le videocamere... Quello è spogliatoio, è bello che quello che c'è dietro venga fuori attraverso il palco. Quindi se l'attore o il cantatore è bravo, farà emergere quello che stava provando dietro. Se non è bravo, Sempre quello che tu hai preparato o fai in quinta è quello che poi farai lì, o ti viene come l'hai fatto. Però c'è un Dio supremo che ti permetterà di farlo bene sempre davanti al pubblico. Allora, sono le 22:54 minuti, quindi vedi che quest'ora di chiacchierata alla fine è volata via, ma non avevo dubbi con te, anche perché è un piacere, tieni banco bene, quindi vai via liscio e anche ammirevole e condivisibile, vero Priscilla, anche quello che ti ha detto, sì. Priscilla, si sento in fase... in fase REM, Priscilla, sì, sì. È come Luca che alle 11 viene la pioggia. È vero. Quindi 5 minuti alla fine di questa puntata davvero molto bella, la 23esima. E caro Carlo, io non finirei dicendo una frase famosa, vero Priscilla? Fatti una domanda e datti una risposta, che è come dire andate a quel paese tutti quanti e arrangiatevi. Però neanche ti direi l'argomento a piacere. Però vorrei citarti dalla chat di Radio Saiuz, quindi dal nostro sito, e che abbiamo, anzi chiediamo scusa a Federico, perché è da un pezzo che l'ha scritto, e grazie anche a grande Saiuz che ce l'ha segnalato. Sono Saiuz. Ah, è Ugo, ok. Scusa, nemmeno. È testa di caso che ce l'ha segnalato, sai, con i nomi qua ci confondiamo, io non bevo sostegno, ma è come se fossi. Che dice Federico? Buonasera a tutti, e volevo chiedere all'ospite, quindi a te Carlo, se hai qualche aneddoto particolare. E che qua veramente non viene a caso questa domanda posta ormai molti minuti fa, qualche aneddoto particolare su uno degli artisti che segui o come hai detto che insegui. No, non parlo di quelli che si possono raccontare, sì, perché poi si può raccontare chi l'ha chiesto. Federico penso che sia un nostro web radio ascoltatore che ci segue da diverse puntate, sì. Perché io ho pagato le persone per fare le domande precise, questa domanda non c'era, quindi ho sospetto di non conoscerlo. Esatto. Ma non così precise. No, aneddoti particolari, ma so, volevo citare Antonio Agnello, che è uno dei nostri che ha capito, insomma, qual è lo spirito delle diete. L'anno scorso in estate ha fatto
una tu per tour in giro in ogni dove in Italia. Si è preso la chitarra, si è andato a disturbare, a molestare le persone nei parchi, nelle piazze, ma dappertutto cantando le sue canzoni e vendendo i suoi CD. E si è divertito. Insomma, sono queste le cose che cambiano, che entrano, tutti gli artisti arrivano sempre con quella forma mentis, cioè arrivi e hai... ah, ma l'etichetta investe sull'artista, noi facciamo queste cose molto televisive, molto proprio da film su Rino Gaetano, per dire, no? Nel senso che sì. Così funziona, così, e c'è uno schema fisso. E poi, insomma, dopo un confronto, dopo qualche chiacchierata, dopo questa cosa, cominciano invece finalmente ad avere delle idee, ad essere finalmente creativi, perché se un creativo non è creativo, che creativo a fare? Che cazzo sta a farci? Quindi, che cazzo? Dico, non bisogna ragionare su binari, cioè bisogna appunto inventare, essere creativi, perché questo è il nostro mestiere, essere creativi, inventare e sorprendere. Se poi facciamo sempre la solita cosa, è disco, è uscito il disco, proviamo il disco, troviamo il disco, abbiamo fatto quello che fanno milioni di altre persone. Inventiamoci un modo per promuoverlo, sto disco, per fare qualcosa di diverso, per catturare l'intenzione, perché siamo una gocciolina in mezzo a un milione di artisti bravi, quindi non è che non siamo i migliori del mondo. E poi la cosa bella, senza citare citando semplicemente il diritto d'autore, semplicemente il diritto d'autore, che è universale, non riguarda specificamente una società di gestione collettiva, ma è una cosa universale, è bello proprio per questo. Il diritto d'autore ti dà è l'espressione della personalità dell'autore. Cioè io e te, Gianluca, possiamo parlare della carbonara e non ci stiamo copiando, ma le stiamo parlando in maniera personale, cioè esattamente cosa ci vediamo noi in quella cosa lì, quindi è espressione totale della nostra personalità. Quindi un artista deve smettere di fare cose che fanno gli altri, ma deve tirare fuori quella che è la propria personalità e l'espressione della propria personalità. Il diritto d'autore è questo, è la cosa meravigliosa, è la cosa più bella del mondo, ci dice che le cose che creiamo sono nostre e solo nostre, anche se le hanno fatte gli altri, noi le vediamo comunque in modo nostro. Questa è la cosa bella del diritto d'autore. Bello, devo dire, con questa meravigliosa. No, bella questa chiusa meravigliosa. Non so se hai convinto Saius in merito, però. Ma la SIAE non riguarda la SIAE, no, è ovvio. Guarda tutto quello che noi facciamo, esatto. Qualsiasi cosa che facciamo. La creatività riguarda, non la protezione della creatività, quello è un altro discorso, ognuno ha i suoi gusti. Però mi piace questo fatto, se tu che devi fare il creativo non sei creativo, ma che creativo vai a fare? Ma che creativi a fare? Che creativi a fare, esatto. Allora, nello stato di Facebook questa cosa, sì, infatti, ce la copieranno però. Vabbè, ci facciamo le magliette, no? Infatti. Allora, caro Carlo, le 23, le 11 precise, se la Priscilla non ha altre domande da fare, io ti volevo dire, magari anche per farvi ancora pubblicità, se vuoi ricordare i vostri contatti, ma soprattutto se volevi citare, che non l'hai fatto, qualcuno magari dei tuoi artisti, dei nomi di coloro che sono della tua, appunto, scuderia, come piace dire, e che magari potresti mandare come ospiti qui a Radio Science in questa trasmissione. Come ti ho già detto, le porte sono aperte ovviamente anche per dare spazio tramite te anche a loro, ovviamente, e a tutta l'etichetta. Cito soltanto i nostri spazi, sono isoladobialabel.com e il Facebook dell'etichetta, chiaramente. I nostri artisti verranno resi noti tutti insieme sulle nostre pagine fra una quindicina di giorni, okay, con piacere tutti quanti, così evitiamo di fare distinzioni sciagurate. Esatto, e che potrebbe essere doppio taglio. Sì, esatto. Naturalmente poi, se poi li vuoi mandare ospiti da noi, sai che sono sempre ben accetti, ovviamente. Ci mancherebbe. Loro. Quello, come ti dicevo anche al Meia Faenza, non c'è nessun problema, Saius ha sempre le porte aperte per tutti, salvo naturalmente il fatto che non potendo mandare in onda i brani, è un peccato che non li possiamo ascoltare, ma loro possono sempre venirsi a fare conoscere i nostri web radio ascoltatori, web tv spettatori, e anche a farsi promozione e pubblicità. E ci sono comunque altri canali ad ascoltarli. Quindi bravissimo, bravo, infatti, che fanno da cassa da risonanza. Allora, Priscilla, vuoi aggiungere altro? 23 un minuto primo, poi andiamo al termine. E che anche... Vedi che lo sapevo che sforavamo di qualche minuto, ma era esatto, un piacere. Come se... No, io non ho nient'altro da aggiungere, apprezzo molto il coraggio che appunto Carlo e il suo team hanno.
Perché non è semplice, diciamo, mettere in atto il progetto che hanno in mente, però io gli auguro veramente molta fortuna, perché è un bel progetto ambizioso e soprattutto per come siamo messi adesso musicalmente in questo paese, secondo me ce n'è molto bisogno. Soprattutto sono d'accordo sul, diciamo, sugli spazi da dare ai cantautori, che oggettivamente non sono quelli dei pub e dei locali in genere, ma ci vorrebbero delle strutture apposite, come per esempio, come ha detto lui, il teatro. Quindi sono molto d'accordo e gli auguro veramente moltissima fortuna, perché il progetto mi piace molto. Ringrazio, quindi... ma non il coraggio, è incoscienza. Lo sapevo che lo doveva dire. Lo sapevo che lo diceva. Serve anche quello. Sì. È vero. È tanto, no, di cappello. Sei bello tu. Tra una sorsata e l'altra ci sono anch'io. Lo sento molto vivo, lo sento. Allora, cari amici, siamo giunti al termine di quest'altra puntata. Vi aspettiamo lunedì prossimo, il 6, scusate, novembre 2017, sempre alle ore 22:10 di sera. Anche Carlo Mercadante della Isola To Be a Label, annoverato tra gli amici di Radio Science, quindi caro Carlo, quando vuoi potrai sempre tornare a continuare a parlarci di voi e a promuovere la vostra etichetta con i vostri artisti. Quindi è stato un piacere averti, veramente piacere mio personale e anche nostro, di averti avuto qui in questa puntata davvero strepitosa, molto, molto... saluti anche da parte della mia cugina, della esatto. Cappa, perché che tra l'altro, caro Carlo, e qui la chiudo, non andiamo ad impantanarci su un altro discorso, è bella la cartina dell'Italia così, perché non si è mai vista così. Anche questa sì. È originale, perché esatto. Di solito l'hai vista magari rovesciata con il nord. Non c'è nord, non c'è sud, ma è crollata, giuro. È un est, ovest, nord, sud che non si capisce, però è originale anche in questo. Perché qualche volta in maniera ironica o provocatoria hai visto rovesciata, no, con la Sicilia su, no, col nord al sud, però così non l'avevo mai vista, quindi volevo dirti quella lì è stupidità al contrario, non migliora la situazione, è solo il contrario di quello che si vuole dimostrare, esatto. Niente di più. E poi di sti tempi è molto in tema, e ma quindi caro caso, esatto, è un piacere, torna pure quando vuoi, le porte di Radio Science sono aperte, e quindi è stato davvero un piacere. A tutti gli amici che ci hanno ascoltato, una buonanotte, e naturalmente la puntata la potete riascoltare, rivedere, e vi aspettiamo lunedì prossimo, il 6 novembre. Ciao! Priscilla, lascio a te la parola se vuoi dire qualcosa, anche se sono in video sempre io, con la voce di Priscilla. Faccio muovere esatto. La pale. Tu muovi solo la bocca. Che brutta immagine! È una cosa bellissima. Comunque, siamo ancora in onda, sì, direi di sì, perché non vedo più Gianluca. Ok, adesso ti vedo. Niente, noi ci vediamo, anzi ci sentiamo, forse ci vedremo se mi faccio trovare vestita decentemente e truccata per non spaventare i nostri ascoltatori, prossima settimana, che è il 6 novembre, come ho appena detto. Che abbiamo sì. Appunto degli ospiti, come sempre, fortunatamente. Quindi state con noi, mi raccomando, seguiteci, e passo la parola al nostro mitico testa di caso, perché non so se vuole fare dei saluti. Ti ringrazio, io faccio i saluti a tutti quelli che non mi conoscono, così mi conoscono, anzi mi conosceranno, e ringrazio ancora tutti quanti voi, ovviamente Gianluca, a te Priscilla, e soprattutto il nostro ospite per essere venuto qui da noi. Ringrazio l'intero condominio di Radio Science, oh gentilissimo, e come avete già ricordato l'appuntamento prossimo è il 6 novembre, e mi raccomando numerose partecipi, esatto, anche dire. Perché caro Science, scusa, testa di caso, volevo ricordare che, come ho già detto appunto, il 6 novembre, lunedì prossimo, avremo una band dallo studio 2 qua in diretta live, quindi ci vedrete in video, che suoneranno anche un paio di pezzi in acustico. Volevo fare una cosa che dovevo fare all'inizio di puntata, è vero, con il mio nome d'arte, e quindi vi parlo muovendo questa immagine. Lui è Gianluca Chiaradia, l'abbiamo avuto lunedì scorso, grande artista
e caro amico di Radio Science anche da poco, e mi sono dimenticato di farvi vedere il suo album che gentilmente e carinamente mi ha dato con il mio nome, ma si muove lui che parla con la mia voce, come ho fatto con questa. Anzi, dovevo iniziare così. Gianluca Chiaradia, puoi picchiare il mancusino. Sì, esatto. Dai, ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a tutti, grazie a Carlo per essere stato con noi. Ciao Priscilla, ciao testa di casa. Un bacione ai nostri connazionali dall'estero. Ciao. Ciao. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, buonasera. Sta per iniziare una nuova puntata de I Due Compari più Uno, il vostro Gianluca che vi sta parlando, Priscilla, il grande Saiuz ed il nostro testa di caso, in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Saiuz, vi terranno compagnia anche con i loro ospiti, che la diretta del lunedì sera di RadioSaiuz.it abbia inizio. Via!